Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi finalmente, dopo diverse settimane dal mio super acquisto, vi parlo della Gold Palette di Natasha di Nona. Sarete accecati tutto il tempo, abbiate pazienza, non ci posso fare niente. Brevissima introduzione per chi non conoscesse il brand. Natasha di Nona è appunto una truccatrice molto celebre che ha dato via ad una sua linea personale di make-up, e le cui palette sono veramente celeberrime e di culto per tutti gli appassionati di trucco. All'inizio devo dire che io non ne ero particolarmente affascinata perché le trovavo un po' snob, diciamo un po' posh, però dopo aver visto fino alla nausea swatches, recensioni entusiastiche, approfittando del 20% di sconto da Sephora, mi sono accaparrata questa qui. Ultimamente ho fatto un video di cluttering nel quale ho veramente buttato e selezionato tantissime cose, e siccome sto ancora nella fase di costruzione del mio kit, il mio kit vero, quello di lavoro, ho pensato che mi sarebbe piaciuto orientarmi su dei brand di fascia altissima, che fossero, diciamo, work friendly, quindi con dei pack leggeri o comunque una qualità molto molto alta, da portare con me, e per avere, diciamo, una selezione di colori adatta alle spose, alle cerimonie o comunque ai trucchi glamour, senza andare in giro con 50.000 palette che alla fine, seppur depottate, hanno performance diverse, fallout diversi. Quindi sto ancora cercando il brand del mio cuore per quanto riguarda le palette. Vi do alcuni cenni veloci sulla palette, sul costo, sul peso, eccetera, poi vi lascio al tutorial e ci vediamo alla fine per la recensione. Allora, questa palette vi arriva nella scatola di cartone e all'interno abbiamo 15 ombretti da 2,5 grammi ciascuno. Si presenta in questo modo. All'interno abbiamo una confezione di tipo di spugna, di cartonato spugnato, molto ben fatta. Devo dire che ho apprezzato molto il fatto che sia piuttosto leggera. Mi immaginavo un pack di plastica molto bulky, molto pesante, invece questo, pur essendo un po' scenografico fuori, però si pulisce abbastanza facilmente ed è veramente leggerissima, pur avendo lo specchio non è affatto pesante. Poi abbiamo questa linguetta che protegge gli ombretti e ci dice immediatamente il nome, e si può tranquillamente togliere. A me piace tenerla perché trovo che sia protettiva appunto per gli ombretti. Il prezzo di questa palette pieno è 113 euro, io l'ho pagata a 90 appunto con lo sconto, e quello che però bisogna dire è che ogni cialda ha all'interno 2,5 grammi di prodotto contro per esempio gli 0,7 di una Anastasia Beverly Hills, quindi c'è tantissimo prodotto all'interno delle cialde. Il pau è di 24 mesi e andiamo adesso a vedere colore per colore. I finish sono diversi, abbiamo dei top coat, dei foiled, degli shimmer e dei matte. Allora, il primo colore è Lime Chrome, che è per l'appunto un lime duochrome dal finish bagnato che riflette l'oro e il rosa. Il secondo è Python, che è un color petrolio, pavone, è un matte però ha una leggera satinatura. Poi abbiamo Sparks, un top coat glitterato bianco e dorato. Poi abbiamo Aria, che è un colore di transizione matte, un nocciola chiaro caldo. E poi abbiamo Cava, che è un top coat sempre effetto bagnato, oro antico. Quindi il primo piano è questo qui. Secondo piano abbiamo Aurora, anch'esso un top coat brillantinato verde acqua. Abbiamo Dijon, che è appunto un color senape matte. Abbiamo poi Oro, che è un oro giallo vero, molto molto cromato.
Poi abbiamo Log, che è un marrone medio matte. Varis, che è un nocciola medio satinato, shimmer. Quindi questo era il secondo piano. Nell'ultimo piano abbiamo Brass, che è un foiled intensissimo oro verde, un color extravergine. Sandstone, che è un colore di transizione matte, leggermente più neutro rispetto al primo aria. Poi c'è Alchemist, che è un bronzo abbastanza neutro, shimmer sono comunque abbastanza metallici, eh? Poi Tech, che è questo marrone medio caldo, sempre per la piega volendo, e Aurum, che è questo oro antico leggermente più giallo rispetto al primo, shimmer anch'esso. Vi farò vedere in sovrimpressione tutti i colori livello per livello. Quindi adesso vediamo insieme come performa sull'occhio, ci vediamo alla fine del video per le considerazioni generali e la mia recensione. Vado su tutta la palpebra con un correttore per uniformare. Vado con un velo di cipria nella zona più alta per fissare leggermente e favorire la sfumatura. Come colore di transizione utilizzo questo nocciola che si chiama Aria. Sovrappongo poi Sandstone nella parte più alta. Prendo adesso il colore più scuro, che si chiama Log, questo marrone, e lo pongo nell'angolo più esterno dell'occhio. Con un pennello del genere, questo è il Morphe M514, che è un pennello molto molto spampinato, vado proprio parallelamente al viso e sfioro la pelle con le setole, in modo che il colore si sfuma praticamente da solo. Sempre con lo stesso marrone proseguo un po' all'interno della piega per andare a preparare la cut crease. In questo momento sto sfumando con il marroncino di prima e sempre con il marroncino sfumo all'esterno bene. Dopo aver realizzato questa forma, diciamo, vado con il correttore a tagliare la piega. Mentre il correttore è ancora umido, vado ad applicare questi colori pazzi.
Allora, vado prima con questo qui che è Lime Chrome, che è questo duochrome lime rosato, e lo metto proprio all'interno. Come iniziale punto luce. Si è spenta un attimo la fotocamera, comunque dicevo che ho applicato Brass, che è questo oro foiled freddo, e poi procedo con Alchemist, che è questo oro antico, per cercare di uniformare e dare più calore al look. Per rendere la transizione ovviamente più naturale e pulita, vado con Varis, che è il nocciola medio shimmer, e lo pongo appunto a congiunzione. Allora, ho messo le ciglia finte. E per rifinire il look e nulla, adesso passiamo alla parte inferiore che voglio fare prima di fare la base, più che altro perché ho troppo caldo e sinceramente non mi va di mettermi subito il fondotinta e continuarmi a truccare col fondotinta, lo voglio mettere proprio alla fine. Allora, nella parte inferiore ci andiamo a sbizzarrire un po' con le tonalità invece quelle più freddine. Quindi queste qua, quindi con un pennello abbastanza preciso prendo l'ottanio che si chiama Python, questo qui, e lo pongo nella parte esterna. Non ho voluto mettere matita o base colorata per darvi un effetto veritiero. E lo vado a congiungere con la parte di sopra. Nella parte centrale vado invece con questo verde acqua, diciamo, glitterato, che si chiama Aurora. Guardate che bello. E all'interno dell'occhio vado con Sparks, che sono dei glitterini liberi, quindi vediamo se ci riesco, se no bagnerò un po' il pennello. Nella rima interna vado con il pastello Swindle, che è questo oro antico. Ovviamente adesso sotto è un po' netto, ma lo andrò a sfumare una volta fatta la base. Quindi vado off camera, faccio velocemente la base, poi torno e la completiamo insieme. Bene, eccoci qua, la base è completa e vado a fare un po' di contouring con la mia palette Dior Backstage. E sempre di Dior Backstage volevo farvi vedere una novità, ovvero la nuova colorazione della Glow Face Palette. Eccola qui, guardate che meraviglia! E penso che come colorazioni si addica molto bene. Ha due nuance più glitter sopra e più dal finish bagnato quelle sotto. Quindi vado prima con la bronze.
E poi vado con la peach. Come rossetto applico questo colore di Paula P, che è il Sienna. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, io sto per morire perché fa un caldo micidiale, mi sto per sentire male, ve lo giuro, quindi cercherò di andare spedita. Sul rossetto ho tamponato questo gloss di neve, di cui non c'è il nome sulla confezione perché volevo qualcosa di più particolare. Alle conclusioni finali, cosa ne penso di questa palette di Natasha Denona? Vale la pena spendere tutti questi soldi? Quali sono i pro e i contro? Allora, la Gold Palette è sicuramente un mondo a sé, nel senso che abbiamo veramente tutte le nuance dell'oro che si potrebbero immaginare, più alcuni pop di colore veramente inaspettati, vale a dire questi teal, questi verdi, questi ghiaccio, acqua marina, quindi veramente è una palette molto 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 particolare e specifica. È una palette da tutti i giorni? No. È una palette per principianti? Nemmeno. È una palette perfetta se dovete truccare altre persone, secondo me. Se avete bisogno di tonalità spendibili sia in estate che in autunno, avete tutta la gamma dei neutri, anche se comunque siamo sui versanti caldi comunque, e dei pop di colore e dei top coat molto molto particolari. Come vi dicevo, la estrema grammatura rispetto alle altre palette, tipo quelle di Anastasia Beverly Hills, che hanno un quarto del quantitativo, sicuramente ne giustifica il prezzo. Naturalmente dovete far conto che il Pau è di 24 mesi, è un Made in Italy tra l'altro, e quindi perfetto se voi siete dei professionisti e truccate tantissimo. Quindi è una palette che di cui vedrete il fondo molto difficilmente. Quindi il fatto di averla nel vostro kit per truccare appunto delle altre persone è sicuramente un plus perché significa che vi durerà tantissimo. Se siete dei collezionisti di palette, non ve lo consiglio. Più che altro perché è sicuramente un'ottima palette, è una palette professionale, i matte si sfumano da soli, ma le texture sono comunque molto particolari, molto delicate da usare perché si sgretolano abbastanza facilmente, c'è molto fallout, quindi non è sicuramente una palette da aprire la mattina, truccarvi per andare a lavorare. È veramente una palette per intenditori. Sicuramente il prezzo è giustificato, data la grande quantità di prodotto presente e data anche l'estrema qualità, l'estrema performance. Io ho fatto dei trucchi su altre persone e anche questo che indosso io ce l'ho su ormai da qualche ora e devo dire che nonostante sia un trucco molto molto particolare, quindi con cut crease, glitter da tutte le parti, assolutamente non si sono mossi di un millimetro. Quindi sicuramente io mi sono lasciata prendere da questa palette perché era una delle poche disponibili, la volevo provare, indubbiamente non è una palette, non è la palette della vita. Infatti mi piacerebbe acquistare anche la Biba, che è una palette tutta matte con 3 o 4 shimmer, mi pare, però veramente quella c'ha il nero, c'ha il panna, c'ha il beciolino, c'ha tutti quei colori veramente per tutti i giorni. E se la qualità della Biba è come questa, penso che quando ci sarà uno sconticino me la prenderò. Quindi non vi fate prendere la mano. Investite su una Natasha Denona se effettivamente vi serve una palette con tantissimi grammi di prodotto e se pensate di utilizzare questi colori. Non è una palette per collezionisti, secondo me, cioè io non la prenderei per quello. Un'altra nota, diciamo, negativa che vi volevo dare è il fatto che
le cialde spolverano tantissimo, proprio tanto tanto tanto. Però punto invece positivo è il fatto che assolutamente sull'occhio non fanno fallout, cioè voi poggiate il colore, lo sfumate e è finita lì la storia. Sicuramente è meglio prendere una Natasha di Nona piuttosto che una palette di Anastasia quando poi se ne hanno 20, magari prendere una di questa è praticamente a livello di quantitativo è come se avesse due o tre palette di Anastasia Beverly Hills, insomma, però si parla a livello di quantità. Sicuramente quelle di Anastasia, soprattutto le prime, tipo la Modern, Renaissance e la Sultry, sono più gigione, nel senso che hanno una varietà di colori più ampia. Queste invece, da quello che ho visto, sono tutte molto sbam, cioè o tutte rosse o tutte viola o tutte oro, quindi insomma c'è da pensarci bene. Sicuramente non sono affatto pentita di averla comprata, mi piace tantissimo. Ecco, l'unica cosa è che questa variante di colori non è proprio assolutamente indispensabile, ecco. Bene ragazzi, io spero tantissimo che il video e il look vi siano piaciuti, fatemelo sapere tramite un pollice in su ed iscrivendomi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto la prossima volta. Ciao!